Sono Huggy Wuggy. Datemi tutti i vostri soldi. Ora. Vabbè, basta con sta farsa. Togli la maschera. Sono Huggy Wuggy. Non ce la faccio, ogni cosa blu è Huggy Wuggy. Cosa caspio è questo? Salve la gente di Gabbia e bentornati su Poppy Playtime. Huggy, siamo tornati, benvenuto. Ma certo che devo darmi il benvenuto. Prendo subito la tua cassetta. Ora è la mia cassetta infame. Ma ragazzi, perché sono qui? Perché c'è un nuovo segretino nella fabbrica che volevo mostrarvi. Allora, intanto mettiamo il filmato qua. E mentre questo coso va avanti, che ormai lo conosciamo, voglio spiegarvi due cose. Uno, che questo video non farò nessun taglio, quindi sarà anche una challenge per me. È la prima volta in vita mia che faccio un video senza tagliare mai. Praticamente me ne tengo solo uno in caso di emergenza, ma poi basta, quindi potete contarlo. Solo un taglio, tutto il resto andremo avanti spediti. Vediamo. Eccolo! È lui! È lui! Mamma mia, quanto più orribile! Cartoon Cat! Poppy Cat! E c'è scritto Bendy. Forse di Bendy e The Ink Machine. Può darsi che ci sia pure lui. E ci sono anche... Ah! Aiuto! Mi vuole già fare il jumpscare la scatola. Io ho paura di voi. Io ho paura. Esci da questo corpo. Ok, ok, dobbiamo speedrunnarlo. Ma cosa succede se gli rubo i bendini? Non lo so. Vabbè, intanto mettiamo il coppolo. Il poppolo pippolo. Perché... Ecco la chiave, ecco. Avaro! Si è bagata! Guarda come sto andando! Bene. Perché è mia? Presto quel maledetto di Cartoon Cat mi ammazzerà. Non vedo l'ora. Da una parte è strano dirlo, ma non vedo l'ora di prendermi un jumpscherino da lui. Questi invece sono i suoi fratelli gemelli, molto più belli. Cartoon Cat invece è orribile da ogni angolazione. Vabbè, e se provo questo coso con una mano, succede qualcosa? No, devi per forza averne due. Ok, vorrei tanto andare nelle prossime stanze. Chissà se faranno mai un update. Vabbè, adesso ragazzi, io ormai sono un esperto di Poppy Playtime. Credo che sono uno dei più, dei maggiori esperti al mondo da quante volte ci ho giocato. Quindi vado qua, spacco con violenza, perché bisogna essere un po' violenti contro Cartoon Cat. E bisogna fare per di qua e poi per di qua. Guardate, cioè ormai ho imparato. Ed ecco, è sparito. Cioè non cambia molto, tanto diversi quanto uguali nelle stesse maniere. Ho fatto un giro di parole astronomico, ma adesso non vedo l'ora di vedere la sua mano malvagia qua dietro. Ecco. Oh, però questa mano, questa mano. Allora sono in due. Allora sono in due, maledetti. Sono in due. Io guarda, vorrei creare un posto di blocco adesso. Questi te li hanno messi qua non tanto per decorazione, ma per creare dei posti di blocchi. Di blocchi di blocco. Ecco. Cioè sarebbe proprio da portarmi tipo quadratino, lo chiamo quadratino giallo, il mio amico quadratino giallo. Questo luogo credo che sia poi quello peggiore di tutto Poppy Playtime. Ogni volta mi mette un'ansia andare qui. Poi qua sotto cos'è? Ah, una strada, una stradina, ok. No vabbè, blocco giallo. Ci metti troppo, sei troppo lento, devo abbandonarti. Blocco giallo, no. Ciao ciao, ciao ciao, guarda. Batti un 5 e me ne vado. Ok, e noto, molte cose diverse qui. Noto che il bambino è tornato. Vladimir, questo è Vladimir, il mio bambino pelato. È un po' buono, un po' cattivo, dipende. Se non mangia è cattivo. Ok, ora voglio vedere se per caso ce lo ribecchiamo il nostro amico Cartoon Cat lì sotto. Quindi io, ha-zamp! Mi butto e vado a prendere tutte le cose. Quindi vediamo. Intanto le cassette, io sono un collezionista, le prendo. Quindi stiamo andando bene comunque. Ancora zero tagli, a parte il primo bug iniziale. L'abbiamo fatto. Qua possiamo anche aprire metà, mica siamo perfezionisti noi. O forse sì, o forse no. Quindi qua abbiamo trovato un altro dei Gigi Bagigi. Ok, l'altro non me l'avranno mica nascosto tipo male male. Malo malo. Poretto questo che... Guarda il muro. Ma come sei messo? Oh, era nascosto malo malo. Credo di averli già presi tutti. Cioè sono troppo bravo. Noi gabbiani, quanto bravi siamo ai games. Però devo stare anche un po' umile. Devo stare un po' umile. Bei due. Ok, pensavo fosse tipo un luogo segreto, qualcosa di segreto. Però da notare che secondo me lui ci vede, perché ci sono queste telecamere. E queste telecamere, sapete chi le usa più di tutte? Poppy.
Poppy usa queste telecamere. Poppy ci sta osservando dalla sua cameretta con la Nintendo Switch tutto il giorno. Va bene, abbiamo tutto. È 1, 2, 3, 4. And let's go. Ah, non avevo neanche guardato se c'era il nostro Amilcare. Non avevo guardato. Beh, voi che guardate, potete riguardare la registrazione. Ditemelo, scrivetemelo se c'era o non c'era. Aspetto un vostro commento. Ragazzi, siete voi che mi salvate. Tra l'altro il baby si è spostato di nuovo. Vladimir, ma hai le gambe? Vladimir ha le gambe. Questo coso, io vorrei veramente un taschino per portarmelo dietro, perché mi sento di abbandonare un bambino. Cioè, povero bambino, abbandonato a se stesso. Questa cosa delle mani è la cosa però più divertente di Poppy Playtime, secondo me. Questa cosa delle due mani è proprio divertente a livelli astrofisici. Che tra l'altro tra un po' voglio fare una cosetta. Allora, qua vediamo che se mi ricordo come se stromba il strombolo. Allora, si pigia qua, si fa stracca qua e poi si ripreme per di qua. Sì! Questa zona non l'ho mai capita. Anche questa zona non ho mai capito perché devono piovere giocattoli dal cielo. Se fossi un bambino di 10 anni, probabilmente mi emozionerei molto nel vedermi giocattoli lanciati addosso. Ma siccome adesso sono un attimino più adulto e capisco in che situazione sono, probabilmente un bambino non se ne renderebbe conto, ma io me ne rendo conto. Non mi piace questa cosa. Anzi, è proprio brutta. È proprio brutta. Brutta, brutta, brutta. Allora, adesso già mi preparo la scatolina, perché voglio riprovare il bug, che io non ce l'ho mai fatta far sto bug. Forse dobbiamo usare questa. Questa è la scatola migliore per il bug. Perché, ora non so se l'hanno fissato, perché è uscita una patch che non so nemmeno cosa faccia. Nel caso ve lo scrivo in alto sullo schermo, perché me lo vado a guardare poi. Però intanto voglio buggarlo e vedere se si bugga. Se non si bugga, sono un po' più infelice oggi, diciamola così. Tra l'altro, brava, complimenti alla Poppy Playtime Incorporation, che comunque adotta bambini a distanza con i suoi giocattoli. Poi li ammazza nel sonno, probabilmente. Però, ehi, di facciata almeno è brava. Una cosa che non ho neanche mai preso è il nastro rosa. E il nastro rosa, in realtà, è proprio qua. Credevi di scappare a babbo. E lo mettiamo qui dentro. E praticamente il nastro rosa parla di... Questa non ho capito cos'è. È una mano. Ah, è la mano di Poppy. Questa è la mano di Poppy. Dentro un maglioncino, un pigiamino. Ed è praticamente questa donna ci sta dicendo nel video che lei vorrebbe sempre rimanere bambina, come tutti. Noi, anche noi adulti, siamo dei bambini cresciuti. Tante volte è vero da una parte, tante volte siamo più bambini dei bambini. Più cresci, più vuoi restare bambino. Perché ovviamente la vecchiaia spaventa. E probabilmente questi esperimenti, dal discorso che sta facendo questa donna, secondo me erano esperimenti per far tenere gli adulti sempre bambini. Secondo me è una cosa del genere. Io me le sento queste cose. Scommettiamo che è una cosa, un esperimento per ringiovanire, praticamente intrappolare la giovinezza dentro un giocattolo. Qualcosa del genere. Aspetta, qua come si fa? No, 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 non devo imbranarmi. Questo è il punto, l'ho fatto 40 volte e ogni volta lo sbaglio. Allora, possiamo prendere il coso da qui? No, non possiamo. Ah, però ho due mani, giusto. Ho due mani. Quindi posso fare questo. Posso tirare questo per di qua. Bene. E questo va qui. Ok. Questo va qua. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, per un attimo è venuto il panico. Oh, bene. E ora spezzamento di tibie. Lo spezzatino più buono del mondo. Lo spezzamento delle tibie. Ti piace a te? Forse no. Se lo fai nella vita reale potresti morire male. Ok, qua non c'è la power. Ma c'è la power. C'è la power. Giocatolo. Questa cos'è secondo voi? Secondo me è una lumaca storta digievoluta. Un po' OGM. Boh, strani lombrichi, strane robe. Intanto facciamo uscire tutti i nostri amici. A Mickey Mouse. Vorrei andare anch'io con loro. Vorrei fare il lungo viaggio ed entrare. Però c'è scritto non entrare. Io volevo entrare qui dentro e vedere i segreti. Perché là dentro quanti segreti ci sono? 8575. Però intanto vi spiego mentre le cose succedono. Praticamente se tu ci metti la scatola in mezzo,
Sembra che Huggy si bughi tantissimo. Inizia a volare dappertutto. Fa morire da ridere. Io vorrei buggarlo e farlo volare tipo là, là sopra. Vorrei che raggiungesse le stelle. Ci vorrei tanto. Lo vorrei veramente tanto questa cosa. Però mi sa che non posso, perché dalla vita noi non possiamo avere tutte le cose. Il nostro fondatore Elliot Ludwig era un visionario e ha visionato un po' troppo secondo me. Mannaggia a lui. Ok. Però questa macchina può creare tutto. Tutti i giocattoli del mondo. Ma arriva il mio giocattolo. Eccolo, eccolo, eccolo. Con la stampante 3D laserato. Anche strana questa cosa. È molto strano il rumorino che fa. Magari questo giocattolo è vivo, perché se perdono sangue un po' vivi forse lo sono. Poppy poppo. Poppy con il poppo. Vieni qua, vieni qua. Ehi, 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 ehi. Ciao. Preso. Preso. Mio. È mio. It's mine. It's puppy time. Ok, ora proviamo. Ora ci proviamo. Ora ci proviamo. Ora ci proviamo. Riusciremo a buggare Huggy Buggy? Huggy Buggy perché si bugga. Oh, adesso però non è più Huggy. Adesso è... Ah! È Cartoon Cat e si muove anche come Cartoon Cat! Ed è senza mano, è altissimo! Ah! Si è buggato! Si è buggato! No! 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 Non va bene! Ma è molto più alto! È molto più inquietante! Non voglio il jumpscare! Non voglio il jumpscare! Me lo becco, me lo becco, me lo becco, me lo becco! Inframmezzerò questa scatola per difendermi! Ah! Il jumpscare di Cacchi Pacchi! Cartoon Cacca, no! Non posso morire! Ma sono morto! Anche queste cose non puoi morire, come se non muori, mamma che cavolo! Mi ricorda un po' Undertale, quando devi rimanere determinato, devi rimanere determinato! Ti prego non riavviarmi il gioco, se no mi incacchio male, male! Ricaricami da qui, ok. Voglio riprovare a ribuggarlo ancora una volta. Cioè, prima ce l'avevo quasi fatta. Voglio farlo volare malissimo. Malissimo, voglio che si bughi sul soffitto. Il mio Huggy Buggy. Il mio Huggy Buggy. Bugga bugga Bugs Bunny. Ok. Ok, so che cosa c'è scritto. Medium? Perché medium? Ah, media grandezza, ok. Babà! Buggy! 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 Niente, la scatola lo bugga per una... Niente, vabbè. Comunque ho le prove. Guardalo che brutto. Guarda che brutto Cartoon Cat. E lui è proprio lurido, è viscido, è molto più cattivo. Saluto. Ok, questo me lo trovo negli incubi. Questo me lo trovo negli incubi. Questo me lo trovo. Vediamo come si muove, se anche qua nei condotti. Vediamo se qua nei condotti. Guardalo! È la prima volta che vedo un gatto così affamato. Proprio mi segue. No, 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 no. Ho proprio paura nella scena dei condotti. Ho paura quasi di andare, ma devo. Vediamo. Guardalo come si muove con gli artigli proprio. Con gli artigli. Mi vuole azzannare. Li muove tipo a destra e a sinistra. Non sa muovere. È come un neonato che non... Oh cavolo, oh cavolo, oh cavolo. Oh cavolo, Cartoon Cat è orribile. Cartoon Cat è orribile. Cartoon Cat è orribile. Cartoon Cat, Cartoon, Cartoon, no, no. Ok, ce l'ho fatta, mamma mia, per un pelo. Ce l'ho vicinissimo, me lo sento. È troppo vicino, dove devo andare? Dove devo andare qua? Non, mi sono dimenticato. Ah, qua sotto. Oh, wow. Sculacciata della buona fortuna. Ok, adesso devo rigirarmi. Adesso arriva per... Ah! No, 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 cartone animato, cartone buggato. Ok, fammi correre, mannaggia. Inciampassi una buona volta. Inciampassi, no. Oh! Ah! Ok, ok. E ora butta giù sta scatola. Ecco che ci prova e ora facciamolo cadere. Scivola di nuovo ancora come tu fossi un gattino. Però il sangue lo perdi anche tu, eh? Perché perdono sangue? Perché perdono sangue? È fatta apposta questa cosa, che perdono sangue. Non ha senso, non ha senso. A questo punto, dato che sono qui, posso anche, prendere le ultime cassette. Io me le prendo le ultime cassette, frega una cacchina.
Andiamo qua. Ecco, l'ultima l'ho presa io, ragazzi. Le ho prese tutte. Le so tutte. Gli esperimenti le so tutti. Le ho messe tutte, credo, le cassette. Sono tre cassette. Sono proprio tre cassette. Quindi almeno io per la prima volta ho completato Huggy Buggy. Non so se ci siano altre cose. A parte questi giocattoli, non li ho mai osservati. È un po' macabra come cosa, star qui a guardare tipo la valle storpiata, Dingo Pictures distrutti. Guarda, quello è sangue, quello è sangue. Questo è sangue palese. Alcuni giocattoli li hanno proprio massacrati. Purtroppo sì, purtroppo sì. E niente, il chapter 2 è ancora lontano purtroppo, mancherà qualche mese. Però Cartoon Gatto, Cartoon Cat su Huggy Buggy mi ha inquietato l'animo. Cioè mi ha dato il brividino, mi ha dato il brividino, posso dirlo. Questa porta ha tanti segreti, ne sono sicure. Ne sono proprio sicure. Vabbè, nient'altro, nada. Torniamo da Poppy che voglio guardarla negli occhi quando mi fa il jumpscarino. Eccola qua, eccola qua. Eccola qua. Eccola qua. Vabbè, andiamo, vai. Boom! Ecco, ogni volta così. Allora, ragazzi, vi è piaciuto questo episodio? Ogni volta è una scagazzina diversa. La prossima volta chi ci sarà? Non ve lo spoilero, ma secondo me è qualcosa di molto, 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 molto. Bene, ragazzi, questo era tutto per questo video. Sono riuscito a farlo fino alla fine con un solo taglio. Prima volta in vita mia. Datemi un voto. Non so se vi è piaciuto, lasciate un like. Fatemi sapere come sono andato. E magari ne faremo altre di challenge così. La zero editing challenge. Grazie per la visione di questo video. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi!